Benvenuti a Tu per Tu, un viaggio introspettivo attraverso le parole dei miei ospiti. Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei bravo a raderti oggi, devi farlo nuovamente domani. Questa è una frase del grande Red Markham, uno scrittore. Mai frase fu più azzeccata per descrivere i miei ospiti di oggi. Un preludio introduttivo degno di un'opera musicale, anche se non parleremo di musica. Ma la storia che li riguarda ha forti similitudini con tutto ciò che è arte. Sono rispettivamente padre e figlio, nonno e padre contemporaneamente e sono decisamente fuori dall'ordinario. Li definisco così perché ho avuto il piacere di conoscerli entrambi in situazioni diverse e soprattutto in periodi diversi. Sono solito conoscere preventivamente gli ospiti che si diranno in questo spazio televisivo, lo faccio un po' per deformazione professionale e un po' per alchimia. Non sempre ciò accade in fase preliminare, ma spesso ciò che si verifica ha veramente dell'incredibile, perché la magia della spontaneità che si ripete senza tempo non lascia spazio all'immaginazione. Un passato ricco di esperienze per entrambi, una passione che li accomuna, un lavoro che li lega e lo stesso sangue che scorre nelle loro vene. Sono qui con me oggi Piero e Wendy Grandinetti. Benvenuti Buongiorno. ragazzi. Benvenuti. Eccoci qua. Piero, cominciamo da te. Va oh, benissimo. Ovviamente si rispetta una sorta di gerarchia, giusto? Sì. Allora Piero vorrei raccontare, e anzi vorrei iniziare da te, proprio per raccontare questa storia fantastica tra padre e figlio che va ben oltre il rapporto lavorativo. Tu hai svolto per anni un lavoro costantemente a contatto con il pubblico e hai tramandato questa passione a Wendy, che oggigiorno sappiamo essere un professionista affermato in ambito locale. Quanta soddisfazione c'è nel vedere un figlio che segue la propria scia? Tantissima soddisfazione, ma io sono sempre stato un padre che non gli ho mai dato tante soddisfazioni, nel modo di dire bravissimo, <ride> questo, quell'altro. No, sono sempre stato sempre sulle mie proprio apposta per non, non lo so il perché, però oggi ne raccolgo veramente lui i frutti. E io le soddisfazioni del, del, di questo lavoro, perché apparentemente sembra facile, però è molto ma molto difficile perché ci vuole molta pratica. Attenzione, poi capire il cliente non è facile, devi entrare nella testa del cliente. Ci sono tante motivazioni, però a me. È Una grande soddisfazione oggi. Tu Wendy confermi il fatto che lui, in tempi non sospetti, <coughs> non ti abbia degnato di soddisfazioni se così vogliamo dire. Assolutamente no, non mi ha mai detto bravo figlio, continua così, zero. È sempre stato il tipico papà che lo diceva a tutti tranne che a me, finché ho detto papà faccio vedere io quello che sono realmente capace a fare quello che tu mi hai trasmesso senza dirti niente interessante questo allora mi mi rifaccio un vecchio detto che dice che i bambini vanno a accarezzarti solo quando dormono giusto confermi <ride> confermo non era una questione di fargli montare la testa perché poi è arrivato il momento che un giorno mentre che lavoravo eh, ho visto una, una conciatura su un disegno eh, però non ho avuto il tempo di non eri con me però sì, tu non, eri ancora fedele? No, 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 ma era una volta, comunque, su Era in un anche altro questa. paese, quindi... Sì, no, ma comunque certo. quel giorno lì io ho visto sta foto, però in, in pratica io non ho visto neanche uscire il cliente, però la sera su Facebook mi vedo sta... sta... Una sorta di creazione all'interno del vostro lavoro. Esatto, sì, mi sono visto esatto. questa... Te... Mi sono perso qualcosa, ho detto. E allora in quel momento prendo il cellulare, e questa è una cosa bellissima, e gli ho detto, bravo! <ride> Sei veramente. Oh, non ho avuto neanche il tempo di fare papà. Stai, stai bene. bene. Mi eh, ha detto è arrivata la soddisfazione a distanza di anni. Di quanti anni stiamo parlando da allora? Eh, da... Beh, sono cinque anni, tutti poi. Di più. Eh, di più, anche, sì, da, da piccolino che era con me, da quando poi iniziavo a lavorare, sono passati cinque anni, ma abbondanti. Anche che io. poi poi ha fatto il salto che. Dopo un paio di mesi si è messo per, per, per conto suo, perciò l'ho fatto sudare anche per tanto. Eh. È stato piacevole quella telefonata, anzi, quel messaggio. Eh, che cosa ha rappresentato per te? Innanzitutto pensavo lo stesse male, <ride> sono veramente sincero. <ride> pensavo stesse male perché non mi ha mai dato modo e neanche una parola, un gesto che mi facesse capire tutto questo. Infatti, subito gli ho chiamato. Però dall'altra parte ho detto mi ha, fa, mi ha dato la carica ancora di più per ottenere ancora di più risultati. Diciamo è stato l'incipit iniziale Assolutamente. che poi ti ha fatto, tra virgolette, stravolgere la tua vita, giusto? perché Sì, perché da quel suo messaggio ho stravolto la mia vita e la vita del nostro mestiere, perché ho cambiato il modo di pensare. Ci sono state molte, molte sbavature, perché se io facevo 10 clienti ne facevo, facevo anche i dieci suoi, perché lui non mi faceva le, 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 le inquadrature, basette, que... papà falli tu, non toccavo un rasoio, non toccava niente, il giorno che giustamente mi, mi ha detto, papà io mi metto per conto, di... non gli ho fatto nessuna affermazione come per dire, ma sei sicuro? Cosa fai? No, io la sicurezza l'avevo sapendo che se mi ha detto quello, sapevo che avevo un obiettivo, poi la testa che aveva di Wendy ovvio. la conoscevo bene, e sincerità Tutto non ho avuto paura è frutto della grande complicità che c'è tra di voi immagino no? diciamo che eh, ho preso tanto da mio padre mm. cioè, nel senso sono una persona dura però col cuore tenero eh, però volevo proprio portare avanti quello che lui mi ha trasmesso in modo diverso mm. e fargli capire che la sua mentalità si può cambiare e gliel'ho fatta cambiare a distanza di un anno. E vedo che si è adeguato decisamente. Si è adeguato bene. Al, 100, al 2000 per 1000. Caro Wendy, il detto nel bene o nel male, purché se ne parli, trova la giusta collocazione attorno al tuo personaggio, perché di questo che stiamo parlando, tu in ambito locale sei un personaggio. Seppur giovanissimo, il tuo curriculum vitae molteplici esperienze in ambito artistico, teatrale e televisivo, fino ad arrivare ai giorni nostri in ambito professionale e pure musicale. Mi puoi spiegare a grandi linee le varie sfaccettature di queste tue molteplici esperienze? Te la dico molto in breve perché ho la risposta pronta. Perché sono domande che mi fanno tutti i giorni. È un vero professionista. Non c'è niente da fare. <ride> ho <ride> creato <ride> un botto. Sono il tipico ragazzo che sicuramente piace che la gente parli. E preferisco più nel male perché il, parlando male di me io cresco ancora di più. Riesco a capire. Cosa vuole o cosa non vuole la gente? Infatti la canzone l'ho tirata fuori apposta perché sapevo cosa Perfetto. voleva ricordiamo, ricordiamo che lui ha da poco eh, fatto una canzone, sicuramente poi tutti quanti sentiremo e ascolteremo. Quindi in definitiva eh, il parlare male per te è una critica costruttiva, Costrutivo. giusto? Mi ha fatto crescere parecchio dal, da quando avevo 18 anni che sono stato in televisione, sono stati dei piccoli puzzle della mia vita che io prendevo e mettevo nella saccoccia, prendevo e mettevo nella saccoccia, finché sono arrivato a un risultato che... Posso fare mille cose, ma comunque voglio continuare a essere il barbiere che sono. Io ho avuto la possibilità di curiosare, tra virgolette, nonostante vi conosca, però ho voluto andare a fondo eh, nella fattispecie della tua posizione e sono andato un attimo a scavare eh, indietro tutte le esperienze che hai fatto e trovo veramente fantastico e molto bello il fatto che tu abbia trovato un equilibrio nonostante abbia fatto veramente di tutto e lo abbia fatto in maniera molto, molto compressa. Perché vivere in maniera così compressa nonostante tu sia giovanissimo? Perché voglio essere totalmente diverso dalla società. Spiegati, spiegati meglio. Quando sarò grande, sicuramente non voglio vivere di rimpianti, rimorsi. Questo ti fa onore. Voglio arrivare a 30. Io mi ero dato un obiettivo che era entro i 35 anni. Ne mm. ho 28 e ho fatto tutto quello che volevo fare. Sei molto giovane. Sì, ho 28 anni e sono sei anni, ci sono arrivato sei anni prima dell'obiettivo prestabilito, semplicemente perché sono una persona determinata e ciò che vuole lo ottiene. Anche cadendo mille volte mi rialzo, sbatto la testa, ma ce la devo fare. Quindi si può dire che tutte le tue mosse sono state preventivamente pianificate? Assolutamente strategico. Sì. io tutto pianifico. Comunque pressione non l'ha mai avuta neanche dalla famiglia? No, anzi. È sempre, <coughs> Questo se è importante. Sempre stato secondato, anche quando è andato all'estero... Eh. La porta era chiusa, basta che suonava se non aveva la chiave. Io ho fatto scelte entrare, importanti, ho infatti, abbandonato tutta la mia vita al di fuori, amici, tutto. Però c'era sempre qualcuno. Avevo l'approccio della famiglia la ed e mi cosa. bastava quello. Ma questo appunto lo testimonia il fatto che oggigiorno ho lavorato insieme. Assolutamente. Cosa comporta per un padre e un figlio eh, lavorare a gomito a gomito, quotidianamente, ogni giorno? Io ti dirò una cosa. È venuto un giorno il nostro commercialista, o come il suo commercialista. Quando se n'è andato poi mi ha telefonato e mi ha detto io ne ho vista gente lavorare insieme. Però un padre e un figlio a livello vostro, proprio lavorativo, forse fuori qualche screzzo, un, un qualche, sai un qualche sta? segno della croce, qualcosa ci sta. Però dice non ho mai visto due persone lavorare, ma poi il sincronismo, ci chiediamo le cose, ci questo, cosa ne pensi tu, cosa ne pensi io? Questo è bello. Bello che non tutti lo fanno, ma noi l'abbiamo sempre fatto, perché non ho perché se io ho 60 anni gli dico Wendy, ma questa cosa qua si può fare così. Mm. Io chiedo, non è perché ho 60 anni, io il nostro lavoro non sei mai finito, c'è sempre qualcosa da imparare. E noi ci troviamo bene proprio per, per, per questo motivo, e non, non lo so. Oltre alla complicità, passatemi il termine, vi volete comunque bene. Sei mio padre. Eh, vedo un po' di facce rosse. Sì, mio padre. Mai? Perché ciò che sta dicendo qua mio padre non me l'ha mai detto. No, no non glielo, glielo è mai detto prima. Sì, Ma anche prima di a tu per tu. Assolutamente. E questa è un'altra cosa che devo dire. Ho una figlia, abbia, ho una figlia, e che lei pensa sempre che io non gli voglio bene perché ho dato tutto a lui. No, lo dico spudoratamente a te, d'amico. Non è vero. Per me, lei è la mia principessa, come lui è il mio principe, non ci sono. Certo, normale. In maniera sì, però molto lei, equilibrata. Forse avendo passato troppo tempo insieme a lui, pensa che è, è messa da parte. Ma e... diciamo che vede in Wendy una sorta di personaggio, quindi idea, idealizza in lui tutto, magari il successo, l'avventura, la spregiudicatezza anche. E quindi, magari, va da sé che si possa sentire messa anche. Un po' da parte, no, dico così? Per me no. no? Per me no, se lo Ovvio. pensa lei, sincerità sbaglia. Perché tante volte io, lei mi incrimina il fatto da bambino. Ma ci sono dei, dei periodi della vita che quando sei tu che lavori cerchi di tirare sulla famiglia non sono stati sempre dei momenti. Ovvio, è normale. Però ma giustamente sai. cosa succede? Che eh, il negozio ci dovevi stare, il lavoro iniziava una volta dalle sei in poi. Quando io arrivavo la sera gli toccavi i piedini per svegliarli, loro dormivano, cosa facevi? La lasciavi stare? <ride> E la lasciavi dormire allora loro quei pensieri pensano che non c'era il bene, non è vero, facevi un lavoro, cercavi di guadagnarti i tuoi soldini per poter dare da mangiare a, alla famiglia. Adesso questo. posso confermarlo, anche io lo pensavo. Però avendo un'attività mia e avendo una figlia vedo il sacrificio che mio padre ha fatto. È proprio di questo, questo di che volevo, che volevo parlare, della... quindi facevo la similitudine: prima il confronto padre e figlio allo stato attuale delle cose nonno e padre. Cosa ha rappresentato per te? la nascita di un figlio o di una figlia. Eh, Cambierà la mia vita, Cambierà la mia vita e capisco adesso perché mio padre non c'era mai a casa, non è mai venuto a vedermi giocare a pallone, eh, mi faceva rinunciare a determinate cose, che all'inizio lo potevo odiare perché era un bambino, adesso dico forse grazie. Anzi, ma io glielo dico spesso, possiamo dire a gran voce che hai imparato il significato della parola sacrificio, assolutamente giusto? sì, giusto? Assolutamente <ride> sì. Piero annoisce perché vedi di sacrifici lui ne ha Assolutamente tanto, sì. Perché adesso penso solo alla famiglia, basta. Penso a mio padre, perché comunque adesso è in pensione. Mm. Penso a mio padre, penso, anche se è in pensione, penso a un futuro di mio papà. Io vedo mio papà. Da come sono fatto io in giro in una decappottabile, sì. <ride> perché suo figlio è riuscito a fare determinate cose, sua figlia già con un'università pagata, vedo oltre una sorta di mentalità imprenditoriale, giusto? Passami il termine, giusto. Io confermo che sono più nonostante per tu sia molto giovane, Sì. come ti immagini fra 20-30 anni? Con 20 saloni, sicuramente, <ride> però sempre lavorando a livello familiare come ti immagini. Il Wendy di adesso sarà il Wendy di 30 anni dopo? Questo non te lo posso confermare, però posso confermarmi che se la determinazione di 28 anni è eh, dare un futuro a tutta la mia famiglia, penso, anzi, fra 30 anni ci rivedremo qua e ti dirò ho fatto tutto quello che ti avevo detto. Conoscendovi, mi viene da farvi una domanda, quindi lavorate molto bene insieme. Siete complici, vi volete bene, siete padre e figlio. Qualche volta, anche solo per scherzi, i vostri luori, i ruoli si sono invertiti? Sì. <ride> sì. Perché? Perché? Forse questo? senza cordi se ne si sono invertiti, però io è stato un anno che, sincerità, gli ho detto da padrone essere garzone, qualche volta quando lo si va ad aiutare e no, dico scusi principale cosa devo fare come mi devo comportare ma non è un ruolo però ho capito che c'è ha una forza proprio una forza e gliene devo dare altro perché è bravo ma bravo 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 anche se forse è stato anche quello che io non gli ho detto lui questi disegni anche che fa in testa tutte cose, ce ne sono pochissimi perché ti viene da, 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 da da te, dal tuo estro. È non sorta anche di soddisfazione personale, eh, di, beh, di tutto, eh, no? Non è facile quelle cose lì, però parte. Eh. L'unica volta che gli ho detto, mi ha fatto una riga in testa così, e mi fa: papà, vaga, cosa devo fare? Questa è la macchinetta? continuo. Da quella volta io non ho mai più toccato niente su di lui. Bon. E poi si vede nei risultati, giustamente. In ambito locale si parla di Wendy, si parla di Wendy Grandinetti, si parla in maniera strabiliante, se ne parla bene, se ne parla male. Quando ti parlano di Wendy, quindi di tuo figlio sì. stiamo parlando, eh, come reagisci? A me secondo come mi danno le domande, io giustamente gli do le, le risposte. Ho eh. avuto delle domande, delle domande un po' strane, un certo periodo, mi ha detto io non farei mai, ho il lavoro di tuo figlio, poi ho detto ma tu, lo conosci mio figlio? Io no, gli ho detto, mi presento e sono il padre, perché giustamente, mi fa, no, eh, gli ho detto, tu, quando finirai di studiare, sei sicuro di fare quel lavoro che fai? E lui mi fa, ah. giustamente, eh, sì. Ho detto, io ho un cugino, che ha fatto per tanti anni il perito meccanico, ma adesso fa l'imbianchino. Tanto di cappello, sì, gli ho detto, anche per il lavoro, eh, perché è un lavoro come si fa il barbiere. Gli ho detto, allora, con questo ti voglio dire, che mio figlio ha un lavoro e fa il barbiere. Punto. Allora, prima di parlare, dovete sapere in realtà cosa fa la persona, la bocca te l'hanno messa per, non solo per sparare e E qui esce fuori, passatemi l'istinto protettivo del padre eh, che è venuto in difesa tocca. del proprio figlio. Io tempo fa ho avuto l'occasione di seguire i vostri profili Facebook <ride> e ho riscontrato un'enorme differenza nell'affrontare la vita, ovviamente questo per ovvie ragioni d'età. inutile nasconderlo. Tuttavia noto con piacere che è una cosa vi accomuna, in particolare che vi mette in comunicazione telepatica anche senza parlarvi e che predispone al dialogo chiunque abbia a che fare con voi. Questo perché? E questo, perdonatemi, l'ho notato anch'io. Un giorno mi sono venuto a trovare nella vostra attività, quando ero ovviamente in fase preliminare per contattarvi, per venire qui oggi, e ho notato questo, questo clima. La gente si predispone proprio bene nei vostri confronti. Non c'è questo rapporto di esercente cliente, no. C'è un ambiente particolare, si respira un'aria particolare. Familiare. è Familiare. quello che ho voluto creare. Quello che ho voluto creare lui è questo, proprio... E' quello che io ho cercato qua, ritorno alla domanda di prima, se ogni tanto si sono invertiti i ruoli. Io sono due anni che ho l'attività mia. E per un anno, sono sincero, non gli ho fatto fare un anno facile a mio padre. Ma perché hanno la testa vecchio stile. Io, in, nel giro di due anni, ho rivoluzionato il mondo della barberia. Da me non è più un semplice barbiere. Beh, sicuramente hai diversificato l'attività. Assolutamente. Ti sei staccato da quello che era un pensiero tra violette, non dico antico, però passato, no, no, retro, no, giusto? Sì, perché siamo in pochi ad aver comunque rivoluzionato. Ci sono anche tanti altri miei colleghi, ma siamo comunque pochi. Perché loro e comunque chi fa questo lavoro ha una testa. Un po', io sono il barbiere, vieni, ti siedi i tuoi servizi e te ne vai. Sì, c'è sempre questo rapporto, insomma, sì. un po' distaccato, no? al di là di tutto uno viene, entra, si fa tagliare i capelli, prende, sì. se ne va, si gente. fa la chiacchiera, come stai, come non stai, però alla fine, fine prende e se ne va. Se ne Invece va. da me vengono anche solo per un caffè. Io l'ho notato questa cosa, venendovi a trovare si respira un'aria completamente nuova. Perché per me il, la mia barberia deve essere la famiglia di tutti. Non sei l'unico comunque che se è accorto. C'è gente che viene dentro grazie mi avete coccolato per, per un'ora non lo faccio per soldi è mm, importante questo sicuramente non lo faccio per soldi e la gente lo, perce lo percepisce se entri da me entri perché io amo fare questo e il cliente non lo, non lo coccolo solo perché mi spendi soldi lo coccolo perché io amo tutti i miei clienti cioè io parecchie volte mi potrei distaccare dai miei clienti perché ho tanti altri business aperti ma non ce la faccio sono sincero non ci riesco è di questo che volevo parlare, i tanti business aperti. Senza entrare nel dettaglio della Anche tua canzone volte. che uscirà uh, a breve, o se non è era uscita. già uscita, esatto. Perché hai deciso tutto a un tratto di uh, buttarti nella musica, se così si può dire? Qual è stato l'incipit che ti ha fatto scattare verso il discorso musicale? Devo essere sincero: assolutamente sì. Bene, eh, ho una pagina di quasi mezzo milione di follower mm. su Facebook. Ho Una pagina da 100 milioni di persone su quindi Instagram. dati molto importanti a livello molto mediatico importanti, a livello dei social network, sì, sì. ci sono le, pa, la parte che mi ama e la parte che mi odia. Bene, ne stiamo parlando prima: parlare sì, bene, sì, parlare male. Ovviamente non tutti apprezzano quello che fai, magari quello che hai fatto come esperienze di vita, perché magari ci sta anche un po' di invidia, no? Dentro sottovoce avevo bisogno eh. di dare alla gente che mi odia un qualcosa di mio. Mm. È un anno che ci penso, cosa gli puoi dare alla gente per far parlare ancora più di te? Che poi ha messo quello. Scusa se ti interrompo. Ha messo quello, ma ha messo anche il, il lavoro dentro certo. perché ha fatto il video. È uscito il video adesso, certo. Sì, eh, io però ho, messo, ho visto messo qualche frammento, eh, c'è anche mentre che lui sta lavorando. Perciò ha, portato, messo, ha messo un, un insieme di cose. Hai fatto una, una miscellanea. No? Perfetto, hai portato certo, il tuo perfetto. lavoro all'interno della musica. Ho studiato perfetto. un anno che cosa potevo e non potevo fare. Finché ho detto più di una canzone, non sono un cantante. È l'unica cosa che non ho fatto nella mia vita. Non sei un cantante, però uh, sei un personaggio, sei certo. seguito. Ricordiamo certo. sempre, nel bene o nel male, certo. ma sei sì, comunque sì, sì, seguito. Sempre. Quindi si può dire che tu abbia sfruttato la scia del personaggio per uh, ricalcare. Infatti, ha fatto un bel successo alla la, la scena musicale. Sicuramente, non ho dubbio. <ride> non ci sono dubbi, <ride> nella maniera più assoluta. Piero, dimmi. Mh, se dovessi descrivere Wendy con un aggettivo, quale aggettivo sceglieresti? O magari più aggettivi? So. No, Io sceglierei solo una cosa, che eh, Wendy, forse ce n'è un altro che si chiama Wendy, ma Wendy ma... ne ho conosciuto solo uno, quello che ho messo al mondo io e mia moglie, punto. Quindi non ce Wendy, ne sono altri, punto, punto. Basta, non, uh, parla da solo poi su tutto quello che fa. Il nome fai che è praticamente una, una garanzia, garanzia, e tu Wendy se dovessi descrivere tuo padre con un aggettivo o magari con una frase semplificativa che possa dare a me l'immagine di tuo padre. <coughs> il fatto che ci pensi è perché ci sono tanti pensieri messi insieme, quindi ovviamente <ride> questo sicuramente lascia ben sperare. Dal fallimento è lì che nasce il successo. Spiegati meglio. Il fallimento che mio padre non mi ha mai detto un bravo. Il fallimento che un mio padre non mi ha mai dato un input su quello che facevo mm. mi ha fatto diventare quello che sono. Bravo. Quindi scegliamoglielo un aggettivo, incastremoglielo dentro, <ride> dai. <ride> Vita. Vita? Bella. Vita. Bene. Wendy, e. Puntini, puntini, puntini. <ride> eh, questo è molto importante perché allora, questa, questa domanda sempre, lascia sempre un po' di eh, sempre, sorpresa comunque, no? business, ovunque Vabbè, ricordiamo che questa ovviamente è una frase che eh, <ride> va a suggellare Vabbè, tutte le tue attività hai, detto, quindi... hai detto quello, io te l'ho detto, sempre, comunque, business, ovunque, punto sei padre, hai una figlia se non era sempre. giusto e so che sui social c'è un nutrito pubblico femminile che ti segue come la vivi questa cosa? magari con la tua compagna, nei confronti di tua figlia? allora punto la mia compagna un'altra così non la trovo mai più per una motivazione molto precisa tanta donna ogni grande uomo <ride> c'è sempre una grande donna assolutamente sì ci sono tanti litigi ma mi ha appoggiato su tutto eh, mi ha veramente appoggiato su tutto e... ma le voglio tenere lo... fuori da tutto questo dai social infatti io non metto una foto di mia figlia non metto una foto della mia donna perfetto vi ritenete persone soddisfatte? della vita? In generale, assolutamente sì, non grido vittoria, però ci spero sempre. Però sicuramente per me è stato un grande piacere averli oggi in studio, e naturalmente li ringrazio. Quindi grazie a te, grazie ancora. è stato, un... È stato un, un grande piacere. piacere, non mi rimane che ribaltarvi alla prossima puntata di A Tu per Tu. Ciao!